Ed eccoci di nuovo a bordo campo Pala San Giacomo di Conversano, appena finita Italia-Montenegro, qualificazione ai campionati mondiali 2025. L'andata dice 32-26 in favore degli azzurri, 6 reti dalle quali ripartire domenica nella partita di Podgorica, nella gara di ritorno con il direttore tecnico Riccardo Trillini. Riccardo, serviva, l'avevamo detto, l'Italia perfetta, la serata perfetta. Meglio di così, direi che era davvero difficile da ipotizzare. E abbiamo fatto quello che speravamo di fare, cioè giocare bene, essere molto aggressivi in difesa, che avesse tenuto lontano i loro tiratori. Poi in attacco Pablo Marrocchi, Simone e Mengon hanno saputo gestire al meglio la quarta fase. È mancato solamente un po' di difesa, 6 contro 7, che non ce l'aspettavamo, e soprattutto sono mancati un paio di gol a porta vuota che avrebbe dato un po' di spirito. Ma cosa dire, più 6 è un ottimo risultato, è un super risultato che sappiamo non ci lascia tranquilli, ma era questo quello che dovevamo fare. Ecco, noi la parola qualificazioni la diremo solamente perché queste sono le qualificazioni mondiali, non la ripetiamo più ovviamente. 6 reti nella pallamano sarebbero tante per una partita di ritorno. Ti chiedo però, quante sono 6 reti tra Montenegro e Italia a Podgorica? Quanto valgono questi 6 gol? Non lo so, non credo, non voglio dire, ma quell'ambiente è particolare. Però io ho una grande fiducia sul carattere dei ragazzi, perché è normale che prenderemo dei break, e lì non sarà più come in Turchia che il pubblico ci ha sbandato. Quindi ho grande fiducia in questo. Sicuramente poi bisogna arrivare alla fine della partita vivi, perché poi dopo saranno loro a calare, e credo che questo sarà il piano partita, anche se dovremo provare alcune cose che ci possono essere utili. Poi è stata la sublimazione del gruppo la partita di questa sera. Bronzo ne fa 13, ma è stata una prestazione di squadra veramente magistrale. Per portare a far 13 gol a un'ala bisogna che la squadra giochi in una certa maniera. Faccio dei grandissimi complimenti a Marco Mengon, a Jack Savini, a tutti quelli che si alternano nella posizione di terzino destro, perché con grande umiltà lo fanno. Lo so che sembra normale avere l'umiltà in nazionale, ma a tutti piacerebbe giocare centrale, terzino sinistro, come nei loro club. Ma questa è una grande cosa che ha portato oggi Bronzo a essere, diciamo così, la superstar. Però non togliamo la difesa, che con Bulzamini, Parisini in mezzo, i numeri 2 e 5 hanno dato un'intensità difensiva fantastica. Una serata da ricordare, ma non è finita. No, ho i brividi solo a pensare a dovero a dicembre, a come stava a dicembre, e giocare in un palazzetto del genere. E da quando sono arrivati, anche quando ci siamo visti, che ho detto almeno per una settimana mi godo Conversano dalla mia parte. È stato fantastico, abbiamo interpretato la partita come l'avevamo preparata, ma è solo il primo tempo, adesso dobbiamo andare là e finire il lavoro. Abbiamo dimostrato che lo possiamo fare, ma adesso viene il bello. Adesso dobbiamo stringerti ancora di più ed essere ancora più squadra di quello che siamo stati fino adesso. Avete esultato con il pubblico di Conversano, ma nel vostro sguardo si vede ancora adesso, c'è la consapevolezza che è solo metà del lavoro. Come l'abbiamo fatta noi contro la Turchia, possono farla loro con noi. Quindi dobbiamo stare super concentrati, super attenti. Là sarà, se qua è stata una bolgia, lì non sarà da meno. Loro cercheranno di far valere il fattore campo, ma noi non dobbiamo farci spaventare. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, e dobbiamo continuare a farlo se vogliamo sognare esattamente 30 anni dopo, quasi 30 anni dopo l'ultima volta. Andrea, serviva la migliore Italia questa sera, l'avevamo detto, ripetuto tante volte, siete stati praticamente perfetti, ineccepibili. È stato perfetto il pubblico di Conversano che vi ha spinti già da prima della partita, e insomma ci portiamo queste 6 reti, ce le mettiamo in tasca. Anche nei miei sogni migliori, ne parlavamo ieri sera con Jack e Tommy in camera, non ci aspettavamo mai una prestazione così da parte nostra. Veramente è incredibile essere arrivati a questo punto, essere arrivati a giocarcela con queste nazionali, e poi questo palazzetto, la gente, incredibile.
veramente sono orgoglioso di tutti i ragazzi del movimento della Pallamano Italiana che è arrivata a organizzare un evento così. Ora, diciamo che all'inizio eravamo un po', potevamo essere soddisfatti di fare una bella prestazione, vincere magari di uno. Ora ci siamo dati una vera opzione, non sarà facile. Ad esempio noi contro la Turchia, quindi giocare là sarà difficilissimo, però davvero sono orgoglioso di tutto, del movimento, dei ragazzi, dello staff, ci ha messo nelle migliori condizioni e che dire, ma non so neanche più cosa dire. È una domanda che in una partita di pallamano normale sarebbe semplice, sei reti sono tante da portare con sé, però ti chiedo invece, sei reti a Podgorica, quante sono, quanto valgono? Secondo me a Podgorica siamo 0-0, perché ci aspetteranno 6.000 persone, abbiamo visto 100 tifosi loro, che casino hanno fatto, immaginatevi 5-6.000 persone, quindi niente, riposiamoci, festeggiamo, godiamocela. Domani andremo là, inizieremo a sentire un po' l'aria che si respira. Già da domani penso che ci sarà del calore attorno a loro, molto importante. Penso che anche loro vogliano rifarsi. E niente, ripeto, 0-0, non abbiamo fatto ancora niente. Ci siamo dati una bella opzione, adesso sta a noi continuare a sognare. E se stiamo sognando spero che nessuno ci possa svegliare.